Riunione del Comitato per la Difesa dell'ospedale di Agropoli e Sindaco Alfieri, un incontro formale sulla scorta della razionalizzazione sanitaria per definire le strategie di lotta. L'ennesima prova a cui viene sottoposto l'ospedale di Agropoli, ma ipotesi sempre peggiorative. Eh, questo ospedale è aperto nel 2004, giustamente perché... Eh, vuol dire che era una struttura ed è una struttura che serve al territorio, utile, che offre un servizio, quello dell'emergenza, su un territorio popoloso, quello più popoloso dell'ex Salerno 3, un territorio che per l'afflusso turistico eh, giunge oltre a 400.000 persone durante l'estate, consideriamo Capaccia, Agropoli, eh, Castellabate, tutta la costa che afferisce comunque eh, su Agropoli. E purtroppo, per ragioni certamente serie, quelle del buco del disastro economico in materia di sanità in Regione Campania, Agropoli è sempre eh, tra le strutture eh, per le quali si pensa alle maggiori penalizzazioni. Eh, questo ultimo che insomma, si paventa è davvero disastroso, perché sarebbe una chiusura di fatto. Dell'ospedale, e quindi una scomparsa proprio di un punto che dovrebbe offrire eh, la risposta rispetto all'emergenza del territorio. Quindi. Anche perché mi è sembrato di capire, se ho, se, ho letto, se ho capito bene, che in realtà rimarrebbe poco più di una guardia medica, sostanzialmente, ad Ma sì, vuol dire che milioni e milioni di euro spesi eh, dallo Stato, dalla Regione Campania, centinaia di persone che hanno prestato la propria opera, un servizio che. È necessario, davvero è irrinunciabile quello dell'emergenza scomparirebbe di fatto io credo che chi governa la regione Campania al di là del, della politica e del, eh, dell'appartenenza politica prima c'era il centro-sinistra oggi c'è il centrodestra, destra mi pare che nulla cambia anzi le cose peggiorano io mi auguro che davvero eh, la regione Campania il governatore che è commissario per eh, il piano ospedaliero eh, insomma, si fermi un attimo perché sono poche settimane, un mese che è stato eletto, si faccia promotore di un incontro con i territori perché i disastri sono avvenuti in anni e per risolvere ci vogliono anni. Eh, decisioni affrettate, ingiustificate, capistre eh, potrebbero pregiudicare non lo sviluppo di un territorio, non un'opera pubblica. Parliamo della vita della gente. Cioè, eh, per eh, una firma che si. Insomma, si pone su un documento, era quindi di una chiusura eh, di un pronto soccorso. Eh, si potrebbe chiudere la vita di tante persone, di giovani per un incidente stradale, un ictus, un, un infarto. Quindi questo è quello che chiediamo ad Agropoli, cioè eh, la permanenza nella rete dell'emergenza con la, la rianimazione LUTIC. Quali sono le azioni di rotta? Ecco Lei ha più volte ripetuto che eh, è pronto anche nel caso in cui se ne eh, si avesse la necessità di scendere in piazza, di, anzi di ridiscendere in piazza. Ma io sono sempre per le soluzioni quelle che privilegiano la via istituzionale, io sono contro eh, a chi si incatena, certo sono cose che ti fanno avere la prima pagina di un giornale eclatante, probabilmente nella propria comunità qualcuno apprezza pure questi gesti, però io non sono dell'avviso che sono gesti utili. Ci sono le istituzioni, noi rappresentiamo le istituzioni locali, c'è una regione che ci deve ascoltare. Io credo che, poiché quando si rivendicano diritti, cose serie, chi governa deve ascoltare al di là dell'appartenenza politica. Poi nelle nostre stesse e medesime condizioni c'è Cava dei Tirreni, c'è Scafati, c'è Pagani, c'è Olivetocita. Io credo che non si può smandellare una rete dell'emergenza in questo modo, mettendo a repentaglio la vita dei cittadini.